utilizzato un trucco completamente sui toni del verde, molto chiaro, molto delicato, però secondo me molto d'effetto. Sono tutti quanti comunque ombretti pearlescenti, quindi danno molta, molta luminosità. Sulle labbra ho steso un velo di nude e un po' di blush per dare un po' così di colorito al viso. Spero che vi piaccia, vi lascio il tutorial. Inizio con il mettere il correttore, questo è l'Instant Anti-Age della Maybelline. Qui lo metto poco e lo picchietto per farlo aderire bene. Vado fino all'interno dell'occhio, dove ho la zona più scura. E picchietto anche un po' qui quello che rimane sulle dita. Dopodiché fisso il tutto e lo uso anche come base il Soft Focus Compact della Kiko. Prendo dalla palette della Sleek, questa qua tutti i toni sul verde, rosati, dorati. Prendo l'Adam's Apple, che è praticamente questo verde qui, che è molto molto carino, su tutta quanta la palpebra mobile, perché ho notato che rispetto agli altri ombretti della Sleek questa palettina qui è leggermente meno intensa. Metto quest'altro Evergreen, che è praticamente un po' più scuro e perlato, e lo metto verso centro occhio, picchiettando centro occhio nella parte esterna. Invece metto un ombretto che va sul marrò e faccio un misto tra il Phyton e il Forbidden, che dove si pronunciano così, che sarebbero questo e questo. Uno è un po' più scuro, che va su proprio sul marroncino, un altro invece va più sul mogano. E la metto esclusivamente nella parte esterna dell'occhio per dare un po' di intensità e un po' lungo la piega. Per sfumare uso questo pennello qui, che è dell'HM, e non mi piace tantissimo perché è molto morbido, troppo, quindi si piega questo qui praticamente. Nell'interno, proprio verso l'interno, metto Gates of Eden, che è questo qui. Prendo sempre col pennellino che ho messo prima e lo metto soltanto appoggiando nell'interno dell'occhio. Dopodiché posso mettere come eyeliner questa matita qui, la Long Lasting Eye Pencil della Essence. Intensifico molto la parte finale per dare questo effetto appunto di occhio molto grande, e poi ci faccio una sorta di codina in questo modo. Dopodiché vado di mascara e uso questo qua della Catrice Lashes to Kill, che avrebbe all'interno delle fibre. Dopodiché utilizzo come fard questo della Neve Cosmetics So. Così sembriamo un po' più male, meno vampirizzate. Giusto così, anche sul nasino, dare quell'effetto molto naturale, abbronzato. Il segreto è metterne poco, mentre se lo mettete più verso vicino all'alto del naso, dà quell'effetto un po' più paffutello di riempimento del viso. E
Fate giusto una spruzzatina così sul nasino, dà quell'effetto abbronzato, così baciato dal sole. Finiamo con il gloss, full color gloss della Shaga. Questo è molto pigmentato, quindi è veramente pochissimo. Se lo mettete molto diventa rosa Barbie, altrimenti rimane un bel nude. Questo è l'effetto finito. Spero che vi sia piaciuto. Un bacio grande, alla prossima. Ciao!